Euroregione News. Auguri dal principe azzurro. Forza Italia in Villa Manin. Erano moltissimi presso il ristorante Il Nuovo Doge in Villa Manin a Codroipo nell'evento augurale organizzato da Forza Italia con Ferruccio Anzit, Roberto Marin, Elio De Anna, Mara Piccin, Roberto Novelli, mentre il sindaco Fabio Marchetti ha aperto la carrellata di auguri e Renato Brunetta è intervenuto in diretta telefonica. A Massimo Blasoni, Riccardo Riccardi e Sandra Savino ho chiesto gli auguri per il 2018. Un augurio per il 2018, ma anche la convinzione che sarà un anno importantissimo per la nostra regione e per il nostro paese. Il centrodestra può e deve governare sia il paese che la regione sulla base non di un'impronta ideologica ma di un'impronta fattuale. Questa sinistra ha governato male, non ha funzionato, occorre introdurre qualche elemento in più di libertà nella nostra economia e qualche elemento in più di attenzione a pensionati e a persone in difficoltà sociale. Paradossalmente la sinistra ha perso e sta perdendo proprio sui fronti sociali quelli che forse avrebbe dovuto controllare, curare e assecondare meglio. Speriamo in 2018 però che ci veda tutti sereni. Abbiamo bisogno di crederci in un'epoca che certo è fatta anche di molte incertezze, ma abbiamo la forza per andare avanti. Qualcuno dice che questa regione è in mezzo al guado, secondo me è nel pantano, non in mezzo al guado. Ci sono politiche da rivedere, riforme da riorganizzare, ma soprattutto c'è la motivazione della tutta la macchina pubblica che non ci crede più. È una società che si allontana dalla politica, quindi deve essere uno sforzo di radicamento sul territorio che esalta le radici popolari storiche del Friuli Venezia Giulia e secondo me quella è la prima cosa da fare. Poi, insomma, il tema della sanità, il tema degli enti locali ormai è entrato nei gangli di qualsiasi cittadino di questa regione. Ieri nella stabilità abbiamo assistito anche alla modifica dei valori di compartecipazione, c'è una partita con lo Stato che Deborah Serracchiani ha condotto facendola subordinata al governo del suo partito. Chi fa il Presidente della Regione deve difendere la Regione, non può difendere il governo. Quindi questo è uno degli altri temi importanti, perché la specialità si esercita se hai delle risorse, se non se le hai non hai gli strumenti per poterlo fare. Nel 2018 per noi è un'annata importante, si svolgeranno le elezioni regionali, anche le elezioni politiche, ma qua stiamo parlando di Regione Friuli Venezia Giulia, quella che è nel cuore di tutto il centrodestra e in modo particolare di Forza Italia. Avremo questo appuntamento importante, la battaglia non sarà semplice, ma noi abbiamo una classe dirigente molto competente, abbiamo un candidato di grande profilo, quindi per noi sarà una battaglia che speriamo di riuscire a portare a casa. Ma le prime cose da fare in regione sono quelle di mettere a posto quelle orribili riforme che riguardano le UTI e riguardano la sanità. Noi con grande senso di responsabilità cercheremo di porre rimedio per quanto possibile a queste due riforme, tenendo in considerazione che non dobbiamo assolutamente mettere di mezzo e far perdere opportunità ai cittadini, quindi dobbiamo cercare di tutelare i cittadini, tutelare i servizi ai cittadini e contemporaneamente rimediare a questi due disastri. Brunetta ha detto giustamente, ha detto se, come prevedibile, Maroni candiderà per la seconda volta in Regione Lombardia, alla Regione Friuli Venezia Giulia inevitabilmente aspetterà un governo a guida Forza Italia. Il Presidente Brunetta per questo si batte costantemente e so che in lui troveremo un amico che ci appoggerà. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.